Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale. Sono Daniele, un e-commerce manager esperto nel dropshipping di marketplace, ma non solo. E oggi voglio parlare con te di una nuova opportunità per quest'anno e negli anni a venire di dropshipping, una alternativa al solito dropshipping che conosciamo, cioè il drop service. Cos'è? È il dropshipping applicato ai servizi, come per esempio costruire siti web o il fare traduzioni e tutto questo genere di servizi che possono essere venduti online. E oggi ti spiegherò esattamente come farlo, le opportunità che hai e come iniziarlo a costo zero. Quindi resta in questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Sono Daniele, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, così che potete aiutarmi a crescere e anche a motivarmi a portarvi più video. Oggi affrontiamo un video un po' più diverso dal solito. Vi porto una nuova idea di business che potete iniziare se non avete budget o se volete iniziare un tipo di business a costo zero. E esattamente stiamo andando a parlare del dropshipping di servizi, cioè il dropshippare servizi come traduzioni, come siti web, grafiche, costruzione di loghi, tutta una serie di servizi che si possono vendere online, ce ne sono centinaia, ok? Vi andrò a spiegare esattamente i vantaggi di questo business model, come iniziarlo a costo zero, senza spendere un euro, avete la mia parola, come scalarlo e le criticità, ok? Perché voi, come sapete, io sono molto obiettivo nelle cose e mi piace darvi anche le criticità, perché quando stiamo andando a parlare di sogni o fuffa dobbiamo essere realistici e ogni tipo di business ha dei problemi che possono nascere e l'unico modo per difenderci da questo è saperli, conoscerli prima di iniziare per tempo, quindi preventivarli e riuscire a combatterli. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere un attimo come iniziare questo dropshipping di business. Vedo che in Italia è una cosa che interessa a periodi, sono periodi in cui non ne parla nessuno, periodi in cui va di tendenza, ok? Ma sono più argomenti come si dice, acchiappa follower, acchiappa views, ok? Nessuno lo tratta in maniera dettagliata, fanno vedere sì, come farlo su Shopify, che le solite fuffe che ormai conosciamo, a cui io sono contro e ve lo sapete perché Shopify porta una serie di criticità, una serie di problemi. Ho fatto anche una live giusto ieri, andatela a vedere, è rimasta registrata nel canale dove parlo del dropshipping nel 2022 in generale e le problematiche. Quindi, ovviamente non andiamo a utilizzare in questo business model Shopify. Perché non andiamo a utilizzare Shopify o comunque un sito proprietario? Perché il traffico costerebbe così tanto che andrebbe a eliminare il vantaggio di fare questo tipo di business model. A meno che ovviamente trovate dei servizi molto marginabili in cui guadagnate 200, 300, euro a botta. Però al lavoro, però ovviamente implica che dovete avere budget per fare le ads, tutto un casino, che io invece vi ho promesso di iniziarlo a costo zero. Cosa andiamo a usare? Andiamo a utilizzare i marketplace dei servizi. Se voi mi conoscete, io sono specializzato in dropshipping sui marketplace come eBay, Amazon, Walmart, eccetera, eccetera, ok? C'è anche un corso, andate a vedere, dropshipping-0.com. Per chi vuole iniziare a fare dropshipping su eBay, 10 ore di formazione, se vi interessa. Quindi, ma quello di cui voglio parlare è che ci sono i marketplace per i servizi anche. E il più famoso di tutti, per esempio, sicuramente conoscete, è Fiverr. Ok? Su Fiverr.com potete trovare una serie di servizi a basso costo, specialmente da persone che lavorano in India, Filippine e questi paesi dove la manodopera, i salari sono molto più bassi rispetto ai nostri, ancora molto più bassi rispetto a quelli americani e quindi costano poco. Ora, come potete immaginare, andremo a utilizzare come fonte Fiverr, ok? Perché è più famoso e quello con più servizi. Ora, quello che molti non sanno o a cui non riflettono è che oltre Fiverr ci sono decine di competitors, ok? Per esempio, Upwork.com, ok, questo è uno, ma ce ne sono tanti altri, andateli a cercare perché le opportunità stanno in quelli meno conosciuti e quelli in crescita.
Questo vale un po' per tutti i tipi di mercati. Ora, come funziona il drop service? Funziona che voi praticamente dovete utilizzare, scegliere le fonti di servizio, Fiverr, in questo caso, e andare a inserire gli stessi annunci su Upwork.com, ok? Ora, ci sono delle cose che dovete capire. Questo è un tipo di business model, per esempio, possiamo rapportarlo a dropshippare da Amazon e eBay, perché la logica è la stessa. Quindi quello che dovete capire, prima cosa, dovete portare l'annuncio uguale e quale, quindi dovete portare anche il portfolio se ci sono delle immagini di prova e quant'altro. Quindi quando un cliente, per esempio, listate su Upwork utilizzando un fornitore di Fiverr, quando un cliente vi ordinerà un prodotto su Upwork, vi chiederà, vi darà i dettagli di quello che vuole, voi prendete questi dettagli e li girate al fornitore di Fiverr, che è al creatore, al designer, lui li manderà a voi e voi li mandate al vostro cliente su Upwork. Quindi il lavoro è questo, ovviamente utilizzate dei file Excel per tracciare tutto. Ora, quello che dovete capire è che non potete immaginare con un solo prodotto. Anche qua dobbiamo fare molti prodotti. La cosa bella è che non costa niente inserire prodotti su Upwork o Fiverr. Potete inserire tutti i prodotti che volete gratis, vi costa semplicemente il lavoro manuale, perché al momento non ci sono automazioni che vi permettono di fare questo lavoro in modo automatico, ok? Quindi l'unico lavoro che dovete fare è inserire gli annunci di Fiverr su Upwork. Inserite anche il portfolio, le immagini, ovviamente non scrivete che non siete voi, dovete essere voi a vendere i servizi. E così potete creare questo canale. Insieme ad Upwork potete inserire in altri oggetti, in altri posti, e potete anche fare l'inverso, inserire su Fiverr i prodotti di Upwork. Ora, cosa succede? Succede che ovviamente un cliente paga, vi ordina qualcosa su Upwork e voi dovete ordinarlo su Fiverr. Questo implica che voi avete i soldi di Upwork bloccati fino a quando non consegnate il lavoro finito, quindi dovete anticiparli per pagare il prodotto su Fiverr. Io ho detto che a costo zero, è vero, però dovete avere comunque un minimo di budget, che comunque non è investimento, ma è semplicemente anticipare i soldi per un giorno e poi riprenderseli, ok? Per ordinare il prodotto su Fiverr. Questo ovviamente ha una curva di starting, una curva di inizio un po' lenta, perché quando voi iniziate a inserire prodotti su Upwork o su altri siti o su Fiverr non avrete recensioni, e questi siti lavorano molto con le recensioni, ok? Perché vi fanno prendere molta, come si dice, visibilità. Però ci sono ottime opportunità, perché quando riuscite, per esempio, a vendere 4 servizi al giorno, non è molto difficile. Cioè, se voi inserite 200 servizi, traduzioni, vi dico qualche idea: traduzioni, creare loghi, creare banner per Facebook, creare banner per YouTube, creare banner per qualsiasi cosa, creare siti WordPress, che li potete fare creare a 50 dollari, li vendete a 200 dollari, perché l'importante è l'immaginazione. Ovviamente quando copiate l'annuncio cercate di cambiare un po' le parole, l'immaginazione, cercate di vendervi meglio, ok? Creare copertine di ebook, creare il book, scrivere il book, ok? Andiamo su un margine molto più alto. Ci sono tantissime cose, trascrizioni, per esempio, ok? Quindi vi mando un audio e voi lo dovete trascrivere, ma in realtà non lo trascrivete, lo mandate a Fiverr o comunque al vostro fornitore, e lui lo fa per voi. Quindi questo è il business model. Vi consiglio di operare in un mercato americano, sia perché avete un parco clienti molto più ampio, molti più siti dove inserire gli annunci, e soprattutto girano molti più soldi, ok? Perché quando un filippino, un indiano vi fa un logo per 3 dollari, 4 dollari, è molto facile venderlo a 25-30 dollari in America, se vi sapete vendere e sapete, avete le recensioni e tutto. E già quando fate una manovra del genere riuscite a immaginare 20-25 dollari senza fare nulla. Ovviamente, come scalare? Vi ho detto, vi ho parlato anche di scalare questo business. Ovviamente, non essendoci automazione, c'è solo un modo per scalare: inserire più annunci, ottimizzare gli annunci e trovare più clienti. Quindi vi consiglio di mettere una VA, un assistente virtuale o non virtuale, o fate voi in base alle vostre esigenze, e inserire più annunci possibili ogni giorno. Oltre a fare questo, potete iscrivervi
nei gruppi che americani, ad esempio, se operate nel mercato americano, di freelancer o di vendita o di lavori grafici, tutti questi gruppi così su Facebook, per esempio, e potete sponsorizzare i vostri prodotti. Per esempio, vi iscrivete su un gruppo dove si offre lavoro, dove si grafici si candidano con i loro portfolio, inserite i vostri lavori e lì procacciate nuovi clienti, così potete scalare. Credetemi che è un business model molto molto semplice e ma è anche molto potente se riuscite a scalare abbastanza prodotti, a fare un numero esiguo di recensioni nei vostri profili e anche se riuscite a prendere solo 7 lavori al giorno, 8 lavori al giorno, vi potete portare tranquilli quasi 3.000 dollari al mese, solo con Ma questo. affrontiamo un attimo anche le criticità. In realtà questo business model non ha molte criticità. Direi che ce ne sono due principali. La prima che già abbiamo affrontato è quella che è la mancanza di automazione, quindi dovete fare un sacco di lavoro manuale o comunque qualcuno lo fa per voi. La seconda la criticità è che fondamentalmente state vendendo servizi, quindi a meno che non vendiate traduzioni, che andiamo a fare un esempio di lavori grafici, è probabile che quando avete un lavoro grafico da fare, lo fate fare, poi lo date al vostro cliente, il vostro cliente voglia delle revisioni, voglia cambiare qualcosa, quindi dovete fare molti passaggi tra lui e chi ve li fa, fino a quando non trovate il prodotto, fino a quando il prodotto non è perfetto. Questo è importante. Infatti, scegliere su Fiverr clienti, cioè designer che vi danno revisioni illimitate o comunque almeno 2 o 3 revisioni, e poi su Upwork o ovunque vendiate voi specificate che fate massimo 8 revisioni, le stesse indicate da vostro fornitore, va bene? Questa, diciamo, è la criticità più grossa, nulla di insormontabile, anche che una volta il lavoro è finito. Non ci sono resi, non c'è altro come per esempio la vendita di prodotti dove l'acquirente può restituire il prodotto, lì non può restituire nulla, una volta che è finito e consegnato, la transazione è conclusa, nessuno vi può più togliere i soldi, nessuno vi può più disturbare. Quindi diciamo che queste sono le due criticità un po' più complesse del business model, ma nulla che ci vieta di iniziarlo o che ci può mettere il bastone tra le ruote. Come ogni attività bisogna un attimo bilanciare, capire tutto e trovare le strategie giuste e adattarle a noi stessi. Questa è un'idea che vi ho dato. Se vi interessa che ne parlo di più, magari potremmo fare un caso studio, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like al canale. Così che mi aiutate, siamo diventati davvero tanti, abbiamo raggiunto i 1200, grazie a tutti, ti aspetto al prossimo video, ciao, alla prossima!